Bene, benvenuti a tutti. Grazie. In questa serata andremo a parlare di disegno di vita. Riuscirò anche a fare la lettura a tre persone che mi hanno già scritto in privato, che mi hanno lasciato i loro dati. Purtroppo non riesco a farne di più perché comunque essendo in una diretta, essendoci un tempo limitato, già mi ci vuole un po' di tempo per spiegare quello che è a grandi linee il disegno di vita e fare una lettura a più di tre persone sarebbe stato un po' impegnativo, ecco. Beh, per chi non mi conosce, intanto mi presento, mi chiamo Deborah Opicelli e sono una life coach, mi occupo di benessere a 360 gradi da un bel po' di anni ormai. E ciao Manu, benvenuta. E questa sera farò appunto una live particolare perché non ho parlato tantissimo online di quello che è il disegno di vita. In realtà ci sono già alcuni miei video su YouTube. Se andate a vedere il mio canale YouTube, Deborah Opicelli, qualcosina trovate. E devo dire che di questo argomento in Italia se ne sta iniziando a sentir parlare adesso, ma non se ne sente parlare tantissimo. E infatti, la prima volta che io ho sentito parlare di disegno di vita e la prima lettura che mi è stata fatta proprio sul mio disegno di vita è avvenuto in Thailandia. Io, per chi non mi conosce, vi informo, ecco, diciamo che da diversi anni vivo in Thailandia e grazie a questo stile di vita e appunto alla mia esperienza di vita in Thailandia sono riuscita ad acquisire tante tante informazioni e consapevolezze che in Oriente sono, tra virgolette, all'ordine del giorno, quindi per tanti amici, per tante persone che ho conosciuto che vivono in Oriente, quello di cui vi parlo stasera è un qualcosa che si conosce, che è nella normalità, mentre qui in Occidente effettivamente non tutti conoscono il loro disegno di vita. E ciao, ciao a tutti, benvenuti. Ecco, allora iniziamo a spiegare a grandi linee quello che è il nostro disegno umano. Diciamo che quello di cui vi parlerò stasera riguarda solo ed esclusivamente la nostra personalità e di conseguenza non ha a che vedere con ciò che realmente siamo, quindi non è un disegno che va a comunicare e a dire cose riferite alla nostra anima, ma quello che vi dirò stasera riguarda appunto il nostro apparato psicofisico e l'esperienza che stiamo vivendo in questa vita e in questo corpo. E che cosa avviene fondamentalmente in questa vita e in questo corpo? Ciao Chiara, benvenuta. Allora, intanto quando nasciamo, iniziamo ad essere in qualche modo influenzati dall'ambiente circostante, da subito. C'è anche mia mamma online, ciao! E di conseguenza, nel momento in cui veniamo in questa dimensione, i pianeti, le stelle, la luna, tutto quello che c'era intorno a noi in quel momento è andato a influenzare quello che poi è stato il nostro disegno di vita. E qui vi parlerò appunto del disegno umano che rappresenta le caratteristiche della nostra personalità e che sono quelle caratteristiche, tra virgolette, immutabili in questa vita. Cioè come nasciamo con il colore castano oppure verde degli occhi, come nasciamo di carnagione chiara oppure scura, nasciamo anche con un preciso disegno che ha dei chakra attivi, che ha dei chakra, diciamo che assorbono dall'esterno, ora ve ne parlerò meglio, e il conoscere quello che è il nostro disegno ci permette proprio di capire meglio fondamentalmente come funzioniamo, come agiamo e che cosa ci limita, che cosa ci motiva, quello che è il miglior modo per seguire il nostro flusso. Perché poi alla fine l'obiettivo della comprensione del nostro disegno di vita è il portarci poi a vivere con grazia, facilità e gioia senza sforzo. Quando noi non seguiamo il nostro disegno, iniziamo a percepire quello che è chiamato sforzo e quindi
compiamo delle azioni, viviamo delle esperienze provando fatica fondamentalmente. Mentre quando comprendiamo il nostro disegno e seguiamo quello che il nostro disegno ci guida a fare, allora a quel punto viviamo davvero quello che è il vivere senza sforzo. Mi dicono che si sente piano, alzo un po' il volume. Ditemi se ora va meglio. Buonasera, buonasera a tutte. Wow, tutte donne. Che bello. Bene. Allora, adesso inizio a parlarvi un po' più nello specifico di quello che è il nostro disegno. Allora, diciamo che se ci potessimo suddividere in delle categorie, potremmo iniziare a dare un po' delle nominalizzazioni riguardante il nostro disegno. Vi faccio una metafora. Immaginate che il nostro corpo fisico sia una casa e immaginate che i chakra che noi abbiamo attivi sono quelli che possiamo ritenere i muri della nostra casa, mentre quelle che metaforicamente possono rappresentare le nostre finestre sono quei chakra che sono aperti, quindi sono quei chakra che in qualche modo assorbono dall'esterno tutto quello che ci circonda. Ecco, intanto il comprendere quelli che sono i nostri chakra attivi e quelli che invece sono i nostri muri portanti ci permette di capire anche quando possiamo essere condizionabili, mentre quelli che sono i nostri muri ci permettono di comprendere quelli che sono poi i nostri punti di forza, i nostri punti stabili, quello che non ci viene levato a prescindere da ciò che sperimentiamo all'esterno. Ecco, intanto attraverso questa comprensione, adesso lo capirete meglio perché farò appunto la lettura a tre persone. Si inizia a comprendere anche come mai a volte ci facciamo influenzare da determinate situazioni, da determinate emozioni e quante volte invece rimaniamo centrati e nel nostro potere. Ecco, un'altra caratteristica molto importante della comprensione di vita è il consiglio che il nostro disegno ci dà. E qui andiamo, come ho detto prima, appunto a iniziare a suddividerci in quattro categorie principali, fondamentalmente. Allora, diciamo che questa disciplina è stata poi una fusione di tante discipline che vengono fondamentalmente dall'Oriente. Quindi, quando parlerò di chakra, non saranno sette, ma saranno nove. Ok? E ecco, noi a livello di disegno potremmo essere dei generatori, potremmo essere dei manifestatori, potremmo essere dei proiettori oppure potremmo essere dei riflettori. E poi c'è un'altra tipologia di disegno che è una sorta di mix tra generatore e manifestatore e si chiama generatore manifestante. Ecco, queste diciamo che sono le categorie principali del nostro disegno di vita. Il generatore, che appunto è nel mio caso il mio disegno, quindi parto da questo, è quella persona che fondamentalmente ha bisogno di agire, ha bisogno di muoversi, ama tutto ciò che è manuale, tutto ciò che è creare, tutto ciò che è il fare. Il generatore si ricarica attraverso ciò che fa. Se si allena, si ricarica. Se sta a casa sul divano, si sente stanco, ancora più di prima, perché fondamentalmente la sua energia avviene e si carica attraverso il fare. Il manifestatore, invece, è quella figura che va, prende, agisce, compie azioni, è quell'energia molto maschile che, ad esempio, è la classica figura del leader, quindi prende e sale, raggiunge un obiettivo partendo da lui, senza nessuno che magari l'ha guidato, l'ha consigliato, l'ha invitato, ok? Il proiettore invece è quella figura che in qualche modo ha bisogno di ricevere un invito dall'esterno prima di agire. E quindi è quella persona che nel momento in cui viene riconosciuto e nel momento in cui il suo valore è riconosciuto, dà davvero il massimo.
mentre se non è, tra virgolette, stato invitato, la sua energia non verrà valorizzata. E poi c'è il riflettore, che invece è quella figura, quella persona che, come una spugna, assorbe tutto dall'esterno. Quindi per un riflettore che è l'1% della popolazione, però mi sono capitate delle persone riflettori, è molto 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 importante, ancora di più che per le altre persone, l'ambiente circostante, chi frequenta e così via. Ecco, se volessimo guardare quello che vi ho detto ad un livello metaforico, possiamo dire che nei tempi antichi chi era il re, chi era al potere, era la figura del manifestatore, chi era il consigliere, era la figura del proiettore, e chi era colui che faceva, che lavorava e così via, era la figura del generatore. Ecco, diciamo che questi disegni si suddividono principalmente in due rami, dei disegni di tipo energetico e dei disegni di tipo non energetico. Se siamo di tipo energetico, saremo o generatori o manifestatori. Che cosa vuol dire? Che siamo delle persone con una forte energia interiore e che la nostra energia è talmente tanta che straripa e dobbiamo darla all'esterno, dobbiamo darla agli altri. Le persone che stanno intorno a noi solitamente si caricano della nostra energia. E poi ci sono quei disegni di tipo non energetico, come ad esempio il riflettore e il proiettore, che sono quelle persone che hanno bisogno in qualche modo di prendere l'energia dall'esterno, e quindi un meraviglioso luogo può ricaricarle, una persona può ricaricarle, e è molto importante per loro proprio l'ambiente circostante e quello che l'ambiente gli offre, perché come una spugna assorbono e si ricaricano. Bene. Detto questo, che è diciamo un po' un quadro generale, poi magari vai a vedere degli altri miei video su YouTube dove parlo del disegno di vita, perché magari ci sono delle nozioni in più. Se non mi segui ancora su YouTube, mi trovi come Deborah Opicelli e puoi guardare appunto gli altri disegni e quello di cui parlo fondamentalmente riguardante il disegno di vita. Adesso voglio andare un po' più nello specifico e leggere tre disegni di tre persone che si sono prenotate. Quindi vado a prendere qui la schermata e arrivo subito. Nel frattempo, se avete dubbi, domande, qualunque cosa volete chiedermi, non esitate a scrivere in chat, fatemi sentire che ci siete. Allora. Chiara, grazie. Chiara, tra l'altro io devo proprio leggere il tuo disegno, quindi già che mi hai iscritto inizio proprio da subito con te. Ok, e Chiara è una proiettrice. Ok, per estrapolare il disegno di Chiara ho dovuto sapere la sua data di nascita, l'ora di nascita, il suo nome e il luogo in cui è nata, proprio perché attraverso questi dati può prendere tutto quello che è stata poi l'influenza in quel momento nella sua personalità. E Chiara, come ho detto poco fa, è appunto una proiettrice. Andiamo a leggere. Ok, allora, come ti dicevo prima, Chiara, il proiettore è in qualche modo quella persona che è molto, molto potente a livello interiore nel momento in cui viene valorizzata la sua potenza. Cioè, ti faccio un esempio, poi scrivimi nei commenti, dimmi se ti risuona la cosa. Allora, nel momento in cui le persone intorno a te riescono a comprendere i tuoi talenti, danno, diciamo, in qualche modo valore in quello che tu stai facendo, in quello che tu dai, in quello che tu fai, in quello che tu sei, allora a quel punto tu in qualunque area della tua vita rendi al 100% a 1000, ok? Quindi nel momento in cui in qualche modo sei stata invitata nel compiere un servizio, che può essere
lavorativo, che può essere di relazioni, che può essere riguardante l'aiutare gli altri, che può essere di amicizia, qualunque tipo di servizio. Ecco, nel momento in cui in qualche modo tu ti senti invitata e sei ufficialmente invitata, allora a quel punto la tua leadership aumenta. Di conseguenza, il tuo potere interiore aumenta. Mentre, se ci fai caso, lo potrai notare anche ripensando ai tuoi eventi passati e così via, se agisci senza ricevere fondamentalmente questo tipo di invita, qui, di invito, quindi se agisci ad esempio prendendo una tua iniziativa o dici prendo, vado e faccio questa cosa, probabilmente sentirai un po' di sforzo. Infatti, l'invito principale e fondamentale per il proiettore è proprio quello di aspettare l'invito dall'esterno, che può essere considerato l'universo o una persona specifica, in qualche modo è il ricevere un invito ufficiale dall'esterno. Nel momento in cui questo viene fatto, allora a quel punto noi viviamo in un flusso che ci fa sperimentare quello che dobbiamo sperimentare senza sforzo, quindi con grazia, facilità e gioia, allora viviamo quell'evento, quella situazione, quel momento. Se invece il proiettore prende, va e agisce, quindi usi fondamentalmente un'energia maschile, molto probabilmente farai un po' fatica. Quindi il consiglio proprio principale del tuo disegno è segui un'energia femminile, accogli tutto quello che l'universo ti dà, tutto quello che ti viene dato, e prenditi anche del tempo per prendere delle decisioni, che possono essere delle scelte di vita o che possono essere anche dei piccoli inviti. Quindi, come in piccolo, così in grande, per il proiettore è fondamentale avere i suoi tempi per prendere delle decisioni. Perché se i suoi tempi non vengono rispettati, probabilmente potrebbe non fare la scelta giusta. Quindi un proiettore ha bisogno di tempo per ascoltarsi, per entrare dentro di sé e per decidere poi di conseguenza. Andiamo un po' più nello specifico e vado a parlarti dei tuoi chakra colorati. I tuoi chakra colorati, poi magari in privato ti manderò anche l'immagine, sono quelli che vanno a rappresentare i tuoi muri. Quindi i tuoi punti di forza, tutto quello che in qualche modo non potrà mai essere intaccato dall'esterno perché è tuo, fa parte proprio della tua personalità. Uno di questi chakra è il chakra del potere interiore. Il tuo chakra del potere interiore è un qualcosa di tuo, che cosa vuol dire? Che a livello profondo, dentro di te, a prescindere da quello che tu sperimenti all'esterno, sai che sei una forza. Sai che dentro di te c'è questa forza, ti fidi fondamentalmente di te stessa a livello profondo e sai che in qualche modo alla fine ce la fai, alla fine ci riesci. È una certezza, è una fiducia in te stessa, è il tuo potere interiore ed è un qualcosa che è appunto un muro solido per te, non viene toccato dall'esterno. La stessa cosa riguarda il tuo chakra del cuore. Anche il tuo chakra del cuore è un muro portante della tua esperienza in questa vita, in questo corpo. Cosa vuol dire, Chiara? Che se tu fossi da sola in mezzo al deserto, tu in qualche modo sentiresti comunque che sei amata. Poi non so nei dettagli, se credi appunto che c'è un qualcosa di infinitamente più grande di noi, lo possiamo chiamare Dio, lo possiamo chiamare universo. Ecco, dentro di te a livello profondo tu sai che quel qualcosa ti ama. E quindi, a prescindere da quello che sperimenti all'esterno, di base senti amore dentro di te. E questo amore a volte magari ha bisogno di una spolverata, ma sappi che c'è. Fa parte proprio della tua personalità, come è della tua personalità il colore dei tuoi occhi. Quindi non cambia. Ecco, un altro chakra che hai attivo è il chakra del radicamento, il primo chakra. Quindi, diciamo che il sentirti connessa a ciò che è materiale è importante per te in questa esperienza terrena. Quindi,
Quindi mi raccomando, ricordati di valorizzare questo e tutto quello che è connesso al materiale, che può essere il denaro, che può essere il concetto di famiglia, che può essere tutto quello che appunto è connesso alla materialità, ecco, per te è un qualcosa di importante ed è anche un qualcosa che fondamentalmente sai che c'è nella tua vita. Ok? Non è un qualcosa che va e viene, è un qualcosa che di base è già radicato nella tua vita. L'ultimo chakra che hai attivo è il chakra connesso alla milza. E questo chakra è molto importante per te perché va anche a connettersi con quella che è la tua autorità. Che cosa vuol dire questo? Che nel momento in cui tu devi prendere una decisione, o devi comunicare in qualche modo con la tua parte più profonda, per te è fondamentale il messaggio che la tua parte più profonda ti dà sul tuo corpo fisico. Che cosa vuol dire? Che la tua parte più profonda usa il tuo corpo fisico per comunicare con te. Quindi, ad esempio, nel tuo disegno il conoscere la metamedicina è fondamentale. Se non conosci la metamedicina, vai magari a guardare appunto qualche mio video su YouTube riguardante la metamedicina, ne ho fatto qualcuno, e parlo fondamentalmente del fatto che ogni sintomo è un messaggio. Non tutti hanno la capacità di cogliere i messaggi del corpo e non tutti hanno il corpo proprio come messaggero. Ecco, per quanto riguarda Chiara, Chiara ascolta il tuo corpo. Se stai bene fondamentalmente vuol dire che sei nel flusso. Se c'è qualcosa che non va a livello fisico vuol dire che il tuo corpo ti sta comunicando qualcosa. Quindi per te il conoscere il tuo corpo e l'ascoltarlo è il mezzo fondamentale proprio per vivere senza sforzo. Se devi prendere una decisione, ascolta il tuo corpo. Se devi fare una scelta, se sei in una situazione e non sai se è giusta o sbagliata, se va bene per te oppure no, ecco, il tuo corpo è l'insegnante più potente e più importante per te. Ecco, invece, i chakra di cui non ho parlato sono i chakra che per te sono delle finestre. Essendo delle finestre, sappi che in qualche modo attraverso quei chakra tu puoi assorbire come una spugna dall'esterno. Ad esempio, i chakra alti, quindi il chakra del terzo occhio e il settimo chakra, sono dei chakra aperti come delle finestre. Che cosa vuol dire? Che se tu guardi un video o senti una persona o chiedi un consiglio, questa persona ti parla, tu assorbi tutto come una spugna e fai tuo quello che assorbi. Quindi per te è importante la qualità di quello che ti viene detto. Quindi se stai con una persona che ti dice delle cose importanti per te, che in qualche modo sono costruttive, funzionali a livello evolutivo e così via, tu hai la capacità di assorbirle come una spugna. Ma se guardi il telegiornale, tu quello lo assorbi come una spugna. Quindi per te è fondamentale la qualità delle nozioni, sia a livello di settimo chakra, sia a livello di mente, che ti arrivano all'interno. Ok, per quanto riguarda il chakra della gola, anche quello è aperto come una finestra, di conseguenza, ad esempio, se stai con persone creative, la tua creatività aumenta. E per te è importante stare con persone creative. Per quanto riguarda il chakra connesso invece al tuo aspetto più emozionale, anche quello è una finestra. Che cosa vuol dire? Che in base alle persone intorno a te, tu diventi empatica. Quindi se stai con una persona che è strapositiva, o ad esempio ora che stai ascoltando questa live e senti l'energia, tu la assorbi, la fai tua. Se stai con una tua amica che è contenta, che è di buon umore, tu la assorbi, anche tu sei di buon umore. Ma se stai con una persona negativa, che ha un'energia bassa,
che ha un'emozione di tristezza o di rabbia o di senso di colpa o di paura e così via, tu l'assorbi come una spugna. Quindi anche lì molto attenta, stai attenta proprio alle emozioni che girano intorno a te perché le assorbi. Ecco perché serve il conoscere il proprio disegno, proprio per capire come funzioniamo. Per me è stato illuminante quando ho conosciuto il mio disegno perché ho detto, ah wow, allora ecco perché accadeva questo, perché accadeva quest'altro. E poi attraverso l'osservazione e la capacità proprio di notare determinate dinamiche del nostro disegno, riusciamo anche a non identificarci più in quella personalità e a non essere più in qualche modo pilotate o comandate da quella personalità. Per questo poi è importante il conoscere il nostro disegno di vita. Ecco, diciamo che le cose principali te le ho dette, Chiara. Poi ovviamente se hai dei dubbi, delle domande, delle perplessità, non esitare a chiedermi. Purtroppo non c'è tantissimo tempo facendo una live e se però volete conoscere il vostro disegno in maniera più approfondita, appunto, non esitate a scrivermi in privato. Adesso è il momento di... Arrivo subito. Maria. Ok, Chiara intanto dice: mi ritrovo appieno in questo disegno ed è molto bello, grazie tantissimo. Tutto vero sono io. Grazie a te, Chiara. Sì, è davvero molto bello conoscere il proprio disegno e mi rendo conto, avendo fatto tante letture, che non sbaglia mai. Cioè, nel momento in cui davvero sappiamo precisamente, ovviamente, il nostro orario di nascita e appunto i nostri orari nel dettaglio, perché quello fa molto la differenza, effettivamente non sbaglia mai il disegno di vita. Buonasera, Laura. Cosa devo fare per stare lontana dalle energie negative? Wow, qua si aprirebbe un altro live. Cosa devi fare? Intanto il riuscire a vederle, il riuscire a rendertene conto e attraverso uno stato di presenza il far sì che quelle energie non vadano ad invaderti in qualche modo, ok? C'è un video che ho fatto che lo trovate sul mio canale YouTube. Se non mi seguite, guardate il mio canale YouTube, Deborah Picelli. E questo video si chiama Le tre fasi dell'emanazione. E parlo proprio di come poter stare, di come in qualche modo riuscire a non farsi influenzare dalle energie negative. Quindi ora non riesco a parlarne in questa live perché devo leggere ancora due disegni, però andatevi a vedere questo video e avrete la risposta. Misia mi dice: come faccio a conoscere il mio disegno? Misia, purtroppo in questa live riesco a farne solo tre, però scrivimi in privato e ti spiego come fare per poterlo vedere il tuo disegno. Allora, ecco, intanto Misia ti dico già che mi serve l'ora di nascita, il luogo, la data e il tuo nome. Ok, questi sono, diciamo, gli elementi principali per fare la lettura. Adesso voglio leggere a Maria. Spero che Maria ci sia e voglio iniziare a leggere il suo disegno. Maria è una generatrice. Ciao Elisa. Ok. Maria è una generatrice. Diciamo che, come ho detto all'inizio, la caratteristica principale del generatore è proprio quella forte energia. Quindi noi generatori, dico noi perché anch'io lo sono, non staremo mai fermi, non ci scarichiamo mai. Il mio fidanzato mi dice che sono come una lavatrice, cioè che va in centrifuga, sempre in movimento, sempre in azione, mai scarichi, perché siamo un disegno energetico e di conseguenza la nostra energia è talmente tanta che spesso e volentieri straripa e è proprio funzionale che straripi, per far sì che le persone intorno a noi possano in qualche modo assorbirne e acquisirne il valore. Ecco, la caratteristica principale del generatore è quella di imparare a cogliere i messaggi dell'universo.
Quindi il generatore, a differenza del proiettore che abbiamo detto prima con Chiara, non ha bisogno fondamentalmente di un invito ufficiale di un'altra persona, ma il generatore ha bisogno di imparare a riconoscere i messaggi dell'universo. E quindi l'imparare a conoscere i segnali. Ho fatto un video, anche questo su YouTube, dove parlo della capacità di leggere i segnali dell'universo, vi consiglio di andarlo a vedere. E possiamo interpretarli attraverso i numeri doppi, attraverso tutto quello che poi è connesso fondamentalmente all'invisibile, perché sta a noi la capacità di cogliere questi segnali e potrebbero essere piccoli segnali come cammino per strada e mi cade davanti una foglia a forma di cuore, comprendo che sto facendo la strada giusta, o potrebbero essere tanti altri segnali, quindi il generatore deve vivere fondamentalmente nell'ottica che nulla cade per caso e che tutto quello che è intorno a lui o a lei è fondamentalmente un segnale. E imparare a seguire questi segnali ci porta proprio a vivere nel flusso, a vivere senza sforzo. Manuela dice: non avevo dubbi, che cosa, che ero una generatrice. Bene, bene, sarei curiosa di sapere il tuo di disegno, Manu. Bene, a parte questo, diciamo che per il generatore non va tanto bene l'iniziare di sua iniziativa e me ne sono accorta anch'io proprio nella mia vita che quando in qualche modo ricevevo dei messaggi, allora a quel punto agivo e allora a quel punto fluiva. Ma se io di mia iniziativa iniziavo a dire senza ricevere messaggio, ok, io vado, prendo e faccio, molto probabilmente poi non è che non riuscivo, magari riuscivo, ma compivo uno sforzo maggiore, facevo uno sforzo maggiore nell'ottenere quel determinato risultato. Vado a leggere un po' più nello specifico il disegno di Maria. Allora, Maria ha un'autorità emozionale. È molto importante conoscere questo e infatti il chakra emozionale di Maria è attivo. Che cosa vuol dire? Che ha un suo muro portante. Quando abbiamo l'autorità emozionale, che è proprio anche il mio disegno, una caratteristica del mio disegno, è fondamentalmente importante, e lo so che è difficile per noi che abbiamo una forte autorità emozionale, il non agire nel momento in cui abbiamo un picco emozionale, perché se no facciamo danni. Che cosa vuol dire? Che fondamentalmente chi ha un'autorità emozionale è quella persona che dovrebbe imparare a contare fino a 10 prima di compiere delle azioni. Che sia un picco emozionale di gioia, e quindi sono nel pieno della gioia e dico al mio compagno: vuoi sposarmi? Oppure un picco emozionale negativo e allora dico o faccio cose che in realtà non avrei mai fatto. Ok? Ecco, per noi che abbiamo un'autorità emozionale è molto importante il famoso detto conta fino a 10. Lasciar calare l'energia, lasciar calare questo picco emozionale e solo dopo prendere la decisione e agire. Ok, per quanto riguarda Maria, allora posso dire che ad esempio il chakra connesso alla sessualità, il secondo chakra, connesso alla sessualità, al gioco e al divertimento, è un chakra attivo. Quindi la tua energia sessuale, il tuo potere sessuale, la tua energia femminile è un qualcosa di tuo, personale, che non è influenzato dall'esterno e molto probabilmente hai una forte energia sessuale, un forte potere sessuale, il tuo partner o i tuoi partner inevitabilmente lo percepiscono e ne sono attratti. Hai anche tu, come Chiara, un potere interiore tuo, è un tuo muro portante, questo vuol dire che hai autostima, hai fiducia in te stessa. E a differenza di Chiara, invece, il tuo chakra del cuore è un chakra aperto, è un chakra finestra. Che cosa vuol dire questo? Che fondamentalmente se Maria è da sola, non si sente amata. Ecco, è importante conoscere questo disegno perché
Il conoscerlo ci fa capire e accettare parti di noi che non dobbiamo cambiare, dobbiamo semplicemente amarle. Quindi, ad esempio, per Maria, che ha il cuore aperto come una finestra, sarà importante il circondarsi d'amore, perché attraverso l'amore esterno, questo amore riaffiora all'interno, ok? Stessa cosa riguardante i chakra alti, quindi anche i chakra alti sono dei chakra aperti a finestre per Maria, e per Maria è importante la qualità delle nozioni che arrivano dall'esterno, le persone intorno a noi, quello che le viene detto e così via. A livello fisico, il chakra connesso alla milza e connesso di conseguenza al nostro corpo fisico è attivo, quindi anche per Maria, come per Chiara, è importante il riuscire a cogliere i messaggi che l'universo ci dà attraverso il nostro corpo fisico. Quindi il corpo fisico è un potente strumento di comunicazione per te. Ecco, diciamo che a grandi linee ho detto le cose più importanti. La cosa fondamentalmente più importante in generale per Maria è il rispondere ai messaggi dell'universo e il saperli cogliere e il non agire nel picco emozionale. Poi anche lì ci sarebbe molto altro da dire. Se vuoi maggiori chiarimenti e dettagli, non esitare a scrivermi in privato. Bene, detto questo, vado a leggere l'ultimo disegno, che è il disegno di Lorella. Nel frattempo, se avete dubbi, domande, qualunque cosa, non esitate a scrivermi, a mandarmi un messaggio, scrivermi nella chat, mettermi un like se vi sta piacendo. Andiamo a parlare di Lorella. Lorella è una generatrice manifestante. La generatrice manifestante è quella che vi dicevo prima, che è una sorta di mix tra generatore e manifestatore. Cioè, fondamentalmente, Lorella è una generatrice con delle caratteristiche anche del manifestatore. Allora, andiamo a leggere più nello specifico. Diciamo che una delle caratteristiche del generatore manifestante è la velocità, a differenza del generatore e del proiettore, di prendere decisioni. Cioè, per una persona come Lorella, quindi per una generatrice manifestante, non ci vuole fondamentalmente tutto questo tempo per prendere delle decisioni. Anzi, diciamo che eccola, ci sei. Ciao. Ecco, diciamo che per te non ci vuole tutto questo tempo per prendere delle decisioni, quindi diciamo che il generatore manifestante coglie i messaggi, capisce i segnali, segue il suo flusso in una maniera molto, molto più veloce. Quindi devi fare una scelta, devi prendere una decisione. Anche per te è importante far scendere il picco emozionale, perché sennò potrebbe condizionarti. E quindi potresti fare delle scelte che in realtà facendo scendere quel picco non avresti fatto. Quindi anche tu fai scendere il picco emozionale, però sappi che fondamentalmente non è che ti ci vogliono dei mesi per prendere una decisione. Diciamo che sei molto intuitiva sotto quell'aspetto. Andiamo a leggere poi il tuo disegno nei dettagli a livello di chakra. Ecco, una caratteristica appunto del generatore manifestante è l'avere il chakra della gola attivo. Che cosa vuol dire? Che questo chakra è un tuo muro portante, quindi la tua comunicazione è ascoltata, è efficace. Potresti parlare in pubblico e saresti ascoltata. Se sei in un dialogo con una persona, sei ascoltata. Non hai bisogno in qualche modo di ricevere un invito per parlare. Diciamo che la tua autorità a livello verbale è valorizzato. Quindi se vuoi dare un consiglio, se vuoi parlare, se vuoi comunicare, hai questa capacità attraverso la tua comunicazione, sia esterna sia interna.
Quindi se vuoi comunicare con te stessa, con la tua parte più profonda, non sarà faticoso per te farlo, anzi, la tua comunicazione sarà efficace. Questo chakra è anche il chakra connesso alla creatività. Quindi sei una persona creativa e per te è importante sviluppare questa creatività. Quindi tutto ciò che è creativo ti valorizza e aumenta il tuo potere. Tutto ciò che può essere connesso all'arte, può essere connesso al canto, alla danza, al disegnare, al recitare, tutto ciò che è in qualche modo creativo valorizza e aumenta il tuo potere interiore. Ok, tu hai molti chakra attivi, che cosa vuol dire? Che hai molti muri portanti e fondamentalmente non sei una persona molto condizionabile dall'esterno o manipolabile dall'esterno, quindi sotto quell'aspetto è un dono. Gli unici due, tre chakra, che poi ti posso anche mandare il disegno in privato, ovviamente. Ecco, gli unici tre chakra che hai come delle finestre sono il primo chakra, il chakra della radice, e questo vuol dire che in qualche modo non è fondamentalmente tuo l'essere radicata, la connessione con tutto ciò che è la materialità e così via. Quindi diciamo che va un po' in base all'ambiente circostante. Se stai con delle persone materiali, assorbi come una spugna. Se sei da sola, probabilmente non hai questa connessione legata alla materialità. Gli altri due chakra che hai come delle finestre sono il chakra del terzo occhio e il settimo chakra. Questo vuol dire esattamente quello che ho detto anche prima alle altre due ragazze, cioè che è molto importante per te la qualità delle persone con cui stai e le nozioni che ti arrivano dall'esterno a livello mentale. Perché appunto anche tu se guardi un video, se senti una persona e così via, li assorbi come una spugna. Quindi mi raccomando, assicurati della qualità delle informazioni che a livello mentale ti arrivano e soprattutto una volta che ti arrivano, sii consapevole che devi metabolizzarle e a quel punto puoi scegliere cosa tenere, quindi cosa è funzionale per te e cosa invece non lo è. Quindi mi raccomando, stai molto presente quando ti arrivano le informazioni a livello mentale dall'esterno, che può essere la televisione, la radio, tua nonna, tua mamma, il tuo partner, un amico o un corso di formazione. Ok, detto questo, tutti gli altri chakra li hai attivi, quindi sono i tuoi muri portanti. Come abbiamo detto, il chakra della gola è un tuo muro portante, il tuo potere interiore è un qualcosa di tuo che non viene condizionato dall'esterno, il chakra del cuore è un tuo muro portante, quindi anche tu, come ho detto alla prima ragazza, ti senti amata. Quindi sai che fondamentalmente c'è un qualcosa di più grande di te che ti ama e che si occupa di te. Quindi diciamo che a livello profondo dentro di te lo senti. Poi può essere stato influenzato dai condizionamenti, da quello che abbiamo sperimentato nella vita, eccetera, ma di base dentro di te sai che alla fine tu ce la fai, che ti puoi fidare di te stessa e che c'è un qualcosa che puoi chiamare come tu vuoi, che ti ama e che c'è. Ok, il chakra delle emozioni è tuo, quindi cosa vuol dire? Che le emozioni sono tue, non sei influenzabile sotto quell'aspetto. E le altre persone non ti possono in qualche modo influenzare a livello emozionale. L'unico modo per cui potresti essere influenzata è a livello mentale. Anche per te il chakra connesso alla milza è tuo personale, quindi anche per te le comunicazioni attraverso il tuo corpo, dalla tua parte più profonda, sono importanti. Quindi fai caso al tuo corpo, a come sta il tuo corpo e a come il tuo corpo comunica con te. In base alla tua salute, capisci quanto sei nel flusso. Ciao Stefano, benvenuto. Stiamo facendo una lettura di disegno di vita. Ok, ultimo chakra, chakra connesso al gioco, al divertimento e alla sessualità. Anche questo chakra è tuo.
Quindi hai un forte potere a livello di energia femminile, a livello di energia sessuale e fondamentalmente a livello di capacità di giocare con la vita. Questo chakra ti invita a giocare di più con la vita, al vivere la vita davvero come un'esperienza, come un gioco, con divertimento. E se tu davvero riesci a viverla in questo modo, riesci a viverla davvero nel tuo flusso, nel vortice del tuo flusso, di quello che sei venuta a sperimentare qui. Quindi fondamentalmente le cose più importanti in generale per te sono anche per te la capacità di cogliere i messaggi dell'universo, di seguirli e di agire dopo che ricevi i messaggi. La capacità di seguire la tua comunicazione esterna ed interna e lo sviluppare la tua creatività, l'alimentare, nutrire la tua creatività e l'agire, il prendere decisioni solo quando in qualche modo passa il picco emozionale. Mi raccomando, ragazze, chi ha l'autorità emozionale è molto importante, il detto conta fino a 10. Ecco, vi consiglio proprio alle tre persone a cui ho letto il disegno stasera di fare proprio una prova e di provare a seguire questo disegno, quindi a seguire questi consigli per una settimana. E noterete, me lo potrete anche scrivere in privato, anzi scrivetemelo che mi fa piacere, noterete proprio come vivete con maggiore fluidità, con meno sforzo nel momento in cui seguite il vostro disegno. Tra l'altro, facendolo, di conseguenza naturale starete in uno stato di presenza, perché vi osserverete costantemente. Quindi mettete proprio in pratica questo, magari riascoltate questa diretta, anche perché la lasceremo nel gruppo e poi la metterò anche sul mio canale YouTube. Bene, detto questo, è volato questo tempo insieme. E vi ringrazio tantissimo per essere stati qui con me. Grazie alle tre ragazze che appunto hanno voluto leggere in pubblico il loro disegno di vita. Per tutte le altre persone che sono interessate a leggere il loro disegno, sappiate che appunto mi serve l'ora di nascita, la data di nascita, il luogo e il nome. E possiamo fare appunto una lettura riguardante il disegno di vita. Anche per le ragazze a cui l'ho già letto, possiamo fare una lettura più specifica se volete sapere maggiori dettagli. Si possono fare delle letture unendo il disegno di altre persone, quindi ad esempio se volete sapere la connessione con il partner o il disegno del partner, basta che mi diciate l'orario, la data, il luogo di nascita e il nome del partner e si possono, ad esempio, leggere i due disegni e come i due disegni si fondono insieme e si connettono insieme. Quindi anche queste sono tutte caratteristiche proprio della lettura del disegno. Grazie, grazie a voi ragazze. Bene, vi ringrazio per questa serata. Ci vediamo alla prossima diretta. Se vi fa piacere, appunto, seguitemi anche sul mio canale YouTube, Deborah Opicelli. Namaste, buona serata.